Sono con Federico Vartuca, concorrente genovese che rappresenta la Liguria Mister Universe. Mi auguro di vincere questo concorso, anche perché spero di meritarmelo. E niente, voglio fare il ballerino e spero di entrare nella scuola di amici di Maria De Filippi. Quanto tempo è che fai danza? Quest'anno è il 13° anno. Sono con Alessandro Di Chirico, rappresentante del Piemonte. Anche lui concorre per Mister Universe Top Male Model. Beh, innanzitutto buonasera. E non mi aspetto praticamente nulla, nel senso che per me è già una grandissima cosa essere riusciti ad arrivare in finale. E nel caso in cui però dovessi vincere, beh, a parte il fatto che sarebbe una grandissima soddisfazione, cercherei di usare la mia immagine per entrare, inoltrarmi nel mondo della moda e dello spettacolo, visto che è il mio sogno. Sono con Jacopo Mambelli, Reggio Emilia, quindi è il concorrente che gioca in casa in questa finalissima di Mister Universe. Allora Jacopo, nel caso dovessi diventare tu il Mister Universo, saresti disposto a rinunciare a tante cose? Ok, innanzitutto premetto che ho una grande passione, che è quella del bodybuilding, quindi sono anche un preparatore. Rinuncerei sicuramente a tante cose, magari se mi desse la possibilità di spostarmi eccetera, accetterei volentieri sicuramente. Michele De Falco, anche lui rappresenta la Campania. Michele De Falco, che ha un'attività un po' particolare, so che ha a che fare con dei cani, cosa fai? Sì, ho una grande passione per gli animali e soprattutto per i cani, perché ho un allevamento di mazzi napoletani da 3 generazioni e quindi è grossa la passione. Senti, mastini napoletani, quindi ti senti un po' mastino oggi nei confronti dei tuoi concorrenti? Non solo stasera, perché è proprio nella mia indole, nella vita, essere un po' mastino. Accanto a me il piemontese Nicolas Repetto, al quale chiedo cosa fa nella vita, quali sono le sue passioni, i suoi hobby, i suoi intrattenimenti. Nella vita niente, faccio il fabbro, anzi ho proprio una ditta mia che gestisco. La mia più grande passione è il fitness, il bodybuilding, infatti tra qualche mese dovrei andare anche a partecipare a qualche gara. Pietro Tolassi, giunge dalla Lombardia, è qui per questa finalissima di Mister Universe Top Male Model. No, infatti, beh, innanzitutto io sono uno studente universitario, però nella vita mi piace molto fare sport, in particolare mi piace fare fitness, quindi tutto ciò che riguarda la cura del proprio corpo, del benessere del corpo. Io studio economia e finanza e mi piacerebbe un giorno aprire uno studio, diventare un consulente finanziario e quindi avere uno studio mio. Sono con Gianluca Pistis, concorrente della Sardegna, tra poco inizia Mister Universe Top Male. Sono molto emozionato per questa finale. Speriamo di portare a casa un bel risultato. Nel tempo libero pratico fitness, poi sono fermo alla quinta superiore, quindi quest'anno riprenderò gli studi e mi diplomerò in ragioneria. Siamo insieme ad un altro concorrente della Sardegna, Alessio Sanna. Anche a lui chiedo come mai hai deciso di iscriverti a questo concorso importantissimo di bellezza maschile. Allora, sinceramente per curiosità sono venuto a conoscenza di questo concorso importante e ho deciso di mettermi in gioco. Era comunque il mio sogno nel cassetto è diventare uno psicologo, infatti sto studiando scienze umane e vorrei continuare gli studi per appunto laurearmi in psicologia. Sono con Simone Plano, sardo, la Sardegna ha una buona rappresentanza quest'anno. Simone, cosa fai nella vita per mantenere così in forma il tuo fisico? Pratico bodybuilding e fitness e il mio sogno è proprio aprirmi una palestra tutta mia. Accanto a me Sergi Giuseppe Fio, questo nome Sergi mi fa pensare che la tua origine non sia proprio prettamente italiana, sbaglio? Non sbagliate, infatti sono nato in Ucraina mentre i miei lavoravano in zona. Nella vita sono uno studente universitario in mediazione linguistica e interculturale, sono al terzo anno e sono in procinto di laurearmi. Sono con Cristian Di Gioia, pugliese, un altro dei concorrenti di Mister Universe Top Male Model. Nella vita gestisco un'impresa edile di cui sono il titolare, mi aspetto di portare un bel risultato a casa. Senti, fai sport, hai degli hobby oppure solo esclusivamente lavoro? No, come sport pratico il calcio, anzi amo il calcio, come ruolo sono portiere. Dalla provincia di Bari, quindi in rappresentanza della Puglia, ho accanto a me Giampio Benito Capozzi, al quale chiedo cosa fa nella vita al di là di partecipare ai concorsi di bellezza.
per adesso mi sono fermato con la scuola, però quest'anno dovrei ricominciare per avventurarmi nella marina, sperando di riuscirci. Sì. Alessandro Sannino di Salerno rappresenta la Campania. Alessandro, insomma, per mantenere il tuo fisico, quante volte ti alleni a settimana? Mi alleno 5 volte alla settimana, tralasciando solo il sabato e la domenica. Quando non ti alleni, hai un lavoro, hai un'occupazione? Sono proprietario di 4 negozi di abbigliamento per la Campania. Sono uno a Cava, 2 a Salerno e uno a Pomigliano. Insomma, hai un bel da fare. Senti, come sei venuto a conoscenza di questo concorso e quanto ti sei divertito fino ad ora, se ti sei divertito? Diciamo, mi ha spinto il mio management, mi ha chiesto di partecipare perché ha creduto molto in me. Per ora mi sono divertito parecchio, è stato molto duro comunque arrivare fino alla fase finale, però ce l'abbiamo fatta. Eccomi con Francesco Pio Boccia dalla Campania, è il più giovane concorrente dei 14 che si sfideranno questa sera in passerella, soltanto 16 anni. Francesco, ti metti un po' di soggezione questa cosa, un po' di timore di essere il più piccolo, oppure sei sicuro di te? Sono sicuro di me, perché io per arrivare fino in qui in finale nazionale penso qualcosa di buono ce l'ho. Senti, a parte il concorso, cosa fai nella vita? Presumo che tu studi, vista la tua giovane età, oppure fai anche qualcos'altro, sport, hai passioni? Sì, studio, devo fare il terzo anno di scuola alberghiera e gioco a calcio.